Formigli serve come? Certo che serve, evidentemente serve. L'Italia è l'unico paese, uno degli ultimi a non avere una legge proprio su questo tema, sull'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo. Per cui serve e come? Serve perché noi abbiamo la legge Mancino, che infatti punisce i crimini d'odio, ma non c'è nella legge il movente appunto omofobico, transfobico e misogino, che la legge Zan vuole introdurre. Proprio per dare completezza ai crimini d'odio, perché noi stiamo parlando di un crimine d'odio. Jean-Pierre stava lì, non faceva male a nessuno. Perché l'energumeno si è sentito in diritto di andare a picchiarlo? Solo per la sua condizione, perché lui era un ragazzo che dava un bacio a un altro ragazzo. Allora, questa roba qua c'ha un nome, si chiama omofobia. C'ha un nome e va riconosciuto, e dunque chi aggredisce in base al movente omofobico va punito con l'aggravante non ex articolo 61, che è un aggravante comune, ma con l'aggravante della legge Mancino, che è metà della pena, non un terzo come l'aggravante comune. Quindi Gandolfini vuole fare uno sconto. Vuole fare uno sconto agli omofobi, laddove chi commette crimini di odio deve essere punito allo stesso modo. Quindi allargare la legge Mancino avrebbe dato stessa dignità a tutte le vittime dell'odio.